Questo programma è offerto da di malasanità e avidità hanno condotto le fiamme gialle del capoluogo a dar vita ad un'indagine che ha portato all'arresto di Giuseppe Arcoleo e della caposala del reparto di pneumologia dell'ospedale Cervello. Secondo le indagini, i due soggetti in questione hanno esercitato la propria attività in nero, non solo al di fuori dell'orario di lavoro giornaliero, ma anche riscuotendo direttamente dai pazienti il compenso per le visite, promettendo vantaggiosi prezzi rispetto al normale costo delle visite presso l'ospedale. I finanzieri sono così intervenuti, cogliendo i due proprio nell'atto di dividersi l'incasso giornaliero. Medico e fedele assistente sono così stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell'arresto. Un altro duro colpo inflitto alla mafia da parte della DIA. Gli agenti della Direzione Investigativa Antimafia hanno dato vita con il loro operato ad un maxi sequestro di beni dal valore di oltre 360 milioni di euro. L'ingente patrimonio, composto da società, immobili e conti correnti, sono tutti beni riconducibili a Stefano Parra, imprenditore edile di Partinico. L'uomo, operante nel settore delle cave e del calcestruzzo, è ritenuto un affiliato a Cosa Nostra. Parra era già sottoposto a sorveglianza speciale e arrestato per mafia nel 2000. Secondo gli inquirenti, il 47enne era in grado di pilotare l'aggiudicazione di appalti comunali non solo a Partinico, ma anche a Montelepre e a Borgetto, col sistema della consegna preventiva delle buste contenenti le offerte presentate dalle altre imprese partecipanti alle varie gare d'appalto. Il patrimonio sequestrato comprende diversi terreni, ville, magazzini, società e impianti fotovoltaici. Digos di Palermo indaga su quella che potrebbe essere un'intimidazione al sindaco della città Leoluca Orlando, dopo che nel parco della Favorita due operai che stavano facendo dei lavori avrebbero ritrovato una busta contenente la copertina di un libro con la fotografia del primo cittadino e in più due bossoli. L'Anci Sicilia, di cui Orlando è presidente, attraverso una nota firmata dai componenti dell'ufficio di presidenza ha affermato: «Siamo certi che il gesto inquietante di cui è stato vittima Orlando non comprometterà in alcun modo la sua azione». Tale episodio, aggiunto l'Anci, ricorda come i sindaci siciliani sono oggetto di minacce e talora di atti di violenza, a conferma del loro difficile impegno per il rispetto della legalità, nella quale sono impegnati quotidianamente. Solidarietà arriva anche da parte di Giuseppe Lupo, presidente della direzione regionale del PD. «Sono sicuro che Orlando non si lascerà certamente intimidire dall'ignobile gesto. Riponiamo fiducia sull'operato delle forze dell'ordine per far luce su questa vicenda», ha poi concluso l'onorevole. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.
Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì o esibirti in divertenti performance canore con il karaoke. Il sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. Nella mattinata di ieri i carabinieri hanno notificato un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa per il reato di rapina aggravata in concorso nei confronti di due giovani, classe 1992 e classe 1990, entrambi residenti nel capoluogo palermitano. Le indagini erano scaturite dalla rapina perpetrata il 23 novembre 2011 ai danni di una tabacchiera di Casteldaccia, in cui era stata asportata una refurtiva del valore di circa 5.000 euro. In quella circostanza uno dei rapinatori nel corso della fuga aveva gettato il passamontagna prontamente recuperato dai militari della stazione che lo avevano inviato ai carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Messina. Al termine degli esami biologici si è riuscito ad estrapolare il profilo DNA dell'autore. Gli autori, dopo la loro cattura, sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di dimora con la prescrizione di non allontanamento dal comune di Palermo. Procedono spediti i lavori per l'ampliamento ferroviario sulla tratta Messina-Palermo. In questi giorni è stato abbattuto il diaframma lato Palermo della galleria ferroviaria Monte Poggio Maria. Una suggestiva cerimonia ha definitivamente aperto il tratto che si sviluppa all'interno della tratta Fiume Torto-Ogliastrillo, tra il chilometro 58 lato Palermo e il chilometro 62 lato Messina, per complessivi 3.750 metri al netto delle gallerie artificiali. Oltre alla galleria a canna unica è prevista la realizzazione di una finestra d'accesso carrabile per eventuali operazioni di squadre di soccorso. La direzione dei lavori è stata affidata al General Contractor Cefalù 20, che si è dotata di una struttura di tecnici altamente qualificati ed esperti nella realizzazione di trafori. Per il completamento totale dell'opera resta un ulteriore tratto finale di circa 250 metri, ricadente sull'imbocco lato Messina, che si prevede verrà a breve abbattuto. Sarà attivato da lunedì 21 luglio uno sportello di orientamento per i cittadini di Villabate circa l'introduzione di un nuovo sistema di sosta oraria gratuita che da un paio di giorni è stato attivato in alcuni stalli del paese. Lo sportello sarà adibito a ricevimento dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 presso il comando della Polizia Municipale nei locali del vecchio comune. Il servizio ha come obiettivo quello di aiutare i cittadini fornendo tutte le informazioni necessarie per vivere bene l'avvio delle zone a disco orario. Inoltre sarà possibile ritirare gratuitamente dei dischetti orari per la sosta. La creazione dello sportello è una delle tappe della campagna di sensibilizzazione per migliorare la vivibilità del paese. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni
ricorrenza, un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329-7274-388 oppure 347-7313-852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con Acas, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutti i mercoledì e le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook, alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. L'amministrazione comunale bagherese ha organizzato, mediante l'assessorato alla cultura diretto da Rosanna Balistreri, una sobria manifestazione in ricordo degli uomini di giustizia caduti quel tragico giorno in via D'Amelio. Oggi, sabato, a partire dalle 18.30, l'amministrazione comunale sarà presente alla celebrazione eucaristica tenuta da padre Francesco Michele Stabile presso la parrocchia di San Giovanni Bosco in Contrada Monaco. Poi si recherà presso la villetta vittime della mafia, dove ci sarà un momento di ricordo e raccoglimento. Interverranno il sindaco Patrizio Cinque, l'assessore alla cultura e politiche della legalità Rosanna Balistreri e l'artista Elisa Martorana, che esporrà la sua opera fotografica Mafia Breakfast, realizzata dall'artista in memoria di disumani riti mafiosi. Interverranno inoltre Rosanna Montalto, vicepresidente vicario di Confcommercio Sicilia con delega alla legalità, e il presidente della Camera di Commercio di Palermo, Roberto Helg. La cerimonia si concluderà con un momento musicale attraverso l'esecuzione di brani del cantante ed interprete Giuseppe Galeoto, del cantautore Gaetano Cangelosi e del chitarrista Giulio Cerami. La manifestazione vuole essere un momento di riflessione, spiega l'assessore Balistreri, di condivisione di quanto fanno sino all'estremo sacrificio gli uomini di giustizia, di come la loro azione e la loro morte sia per noi d'esempio e di sprone a essere non solo contro ogni mafia, ma anche contro ogni atteggiamento mafioso. Auspico per questo che anche la cittadinanza partecipi numerosissima. In occasione dell'anniversario dell'eccidio di Via D'Amelio, l'amministrazione comunale di Trabia, nella persona del vice sindaco Giuseppe Ventimiglia, ha organizzato una manifestazione in ricordo della strage nella quale hanno perso la vita il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Per tale evento, l'intera cittadinanza e le associazioni di Trabia e San Nicola sono state invitate a partecipare all'evento che si terrà sabato 19 luglio alle ore 18 presso la Villa Falcone Borsellino. Questo programma è stato offerto da tutto lo
lo staff di ilmeteo.it augura a tutti voi di passare un buon fine settimana. Previsioni per sabato 19 luglio 2014, anticiclone estate su tutta Italia, ma primi cedimenti ad ovest con dei rovesci in arrivo sul Piemonte. Ecco il dettaglio: al nord a tempo in prevalenza soleggiato sulla pianura padana e su gran parte dei rilievi. Nel pomeriggio qualche rovescio andrà ad interessare le Alpi occidentali. In nottata peggiora sul Piemonte e Val d'Aosta, con temporali anche forti sulle Alpi. Sulle regioni centrali il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con il bel tempo che durerà tutto il giorno, clima estivo molto caldo. Raggiungiamo infine le regioni meridionali, dove il sole dominerà incontrastato su tutto il cielo per tutta la giornata. Qualche nube in più sulla Calabria settentrionale, ma innocua, caldo estivo ovunque. I venti soffiano debolmente dai quadranti settentrionali. Temperature previste per questa giornata minime ancora in aumento su tutte le regioni. Saranno comprese tra i 20 e i 23 gradi un po' ovunque. Di giorno farà caldo dappertutto, 28-34 gradi al nord, 29-33 gradi al centro, ma a punte di 35 gradi a Firenze e Roma, tra i 27 e i 32 gradi al sud e anche qui punte di 34 gradi a Napoli. Carissimi, l'aggiornamento si conclude qui. L'anticiclone estate tende a cedere per l'arrivo di flash storm. Che succederà? Ci vediamo al prossimo aggiornamento, sempre solo su ilmeteo.it. Ciao! Bentrovati con l'almanacco di Barbanera dal 1762. Giovedì 19 luglio si festeggia Sant'Arsenio. Il nome origina dal latino Arsenius, che a sua volta deriva dal greco Arsenikos, che è il significato di virile maschio. Era ed è un nome desueto che si diffuse grazie al celebre personaggio creato da Maurice Leblanc, Arsenio Lupin. Dice il proverbio: la necessità torna in volontà. Sono nati il 19 luglio Enzo Paolo Turchi, Veronica Lario e Lucrezia Lante della Rovere. Il 19 luglio del 1992 a Palermo, a meno di due mesi dalla strage di Capaci, un attentato mafioso uccide il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. Grande fermento nel mondo artistico e culturale nel 1987, quando nei fondali marini prossimi all'isola di Lipari viene rinvenuta una magnifica nave greca di 2500 anni fa. Infine, il 19 luglio del 1934, l'industriale tedesco Abraham Nehmer inventa il bloccasterzo, un dispositivo antifurto di autoveicoli che, bloccando lo sterzo, rende impossibile la guida a chi non possiede la chiave per sbloccarlo. Robert Musil ha detto: «Mi sembra che la nostra storia sia sempre quella. Nella gioia di aver avvertato la minima parte di un'idea, ne lasciamo l'incompiuta la maggior parte». Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, sabato 19 luglio. Ariete, la giornata sarà benevola nei vostri confronti e porterà qualche occasione di guadagno extra. Una vera manna dopo i chiari di Giove. Chiarito qualche ipotizzabile malinteso con un familiare, vi sentirete immediatamente meglio. Toro, la luna nel segno bloccata da Giove sembrerebbe destinata a soccombere tra delusioni e piccole sconfitte, ma avete molti assi nella manica. L'intervento di un amico che ha a cuore le vostre sorti assicura un successo modesto ma tangibile. Gemelli, se un amico incautamente vi ha mosso una critica, lo ha fatto di sicuro a fin di bene. Accogliete serenamente questo piccolo rimprovero. Possibili svolte in campo lavorativo, non sottovalutatele, potranno condurvi al successo. Cancro, supportata da Venere, la luna in Toro oggi è davvero in grado di farvi da spalla, restituendovi gran parte delle vostre certezze. Buon umore! Un amico dispensa pillole di buonsenso, progetti costruttivi per chi intende mettere su famiglia. Leone, focus sulle finanze, sotto il tiro della luna in Toro, Giove perde colpi, rimostranze in famiglia, il partner non vi perdona lo shopping selvaggio, l'insicurezza acuisce la possessività e vi rende sospettosi, occhio a non superare il livello di guardia. Vergine, oltre ad apportare serenità e buon umore, la luna in Toro, sempre propensa a badare al sodo, oggi si occupa in modo positivo delle vostre finanze. Iniziative a lungo raggio, investimenti nel mattone, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia.
Bilancia, state progettando di accendere un mutuo o di chiedere un finanziamento? Oggi potrebbe essere la giornata giusta, non incontrerete intoppi. Si profila una nuova proposta di lavoro che appare promettente. Vale la pena approfondire la questione. Scorpione, in quadratura a Giove, la luna in Toro vi infastidisce confondendo le idee. Invidie, rivalità e discussioni tra amici per questioni sentimentali. Voi versate nel caos totale, mentre dal partner pretendete risposte precise. Non credete di esagerare? Sagittario, è una giornata un po' monotona che vi vede alle prese con questioni pratiche inderogabili di cui vi occupate sempre un po' a malincuore. Alcuni rapporti sterili e mansioni ripetitive generano insoddisfazione. Provate a fare dei cambiamenti. Capricorno, complice il transito della Luna in Toro con Nettuno in Sestile, recuperate disponibilità e buon umore. Giornata vivacizzata da piacevoli sorprese, in arrivo un dono, una notizia, un progetto da condividere, una cenetta allegra con pochi intimi. Acquario, alle prese con la disarmonia di Giove, la Luna in Toro vi cala in una realtà fatta di obblighi e doveri, mandando in frantumi i vostri sogni. Tra voi e le questioni pratiche è in corso un vero match, ma se non vi impegnate oggi, vi metteranno KO. Pesci, la luna nel Toro ammicca complice alle vostre iniziative e vi dà volentieri una mano a realizzare i vostri progetti in campo professionale. Meritata popolarità in società e soddisfazione nel constatare che le vostre opinioni hanno un certo peso.